Le COT sono la prima step di attuazione del PNRR. Come l'ASL prenderà in carico il paziente l'abbiamo già anticipato con le AGICOT. Questa, noi siamo stati fotori di questo progetto ministeriale che per la presa in carico del paziente. Quindi le COT non sono altro che una continuità di quello che noi già stiamo facendo con AGICOT, però la COT è, quella, la, è come dire, la struttura prevista proprio dal PNRR. Che è appunto un, uno strumento per eh, venire incontro alle esigenze di cura del paziente e di assistenza ai familiari nel percorso di cura che il paziente stesso dovrà fare. Quindi, sia nella parte dell'ospedale, dall'ospedale al territorio, dal territorio all'ospedale e nell'ambito del territorio. Cioè, in pratica, prenderlo in carico, ad esempio, viene dimesso in ospedale, ci sta la COT che si occuperà di come verrà allocato, oppure dovrà messo i NAD, deve andare a un RSA, deve, andare, deve avere a qualche altro tipo di assistenza è la COT che in rete coordinerà tutto, tutto questo processo in una rete in cui sono coinvolti i medici medici in generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, eh, c'è cioè tutta la parte medica anche ospedaliera che per come so, gestire il paziente nelle diverse fasi di cura. Noi ne attueremo tre nell'ambito della provincia di Teramo così come è stabilito la regione Abruzzo, una Teramo che è Ab Dereto e eh, Roseto e il costo per, metterle, per la realizzazione delle cotte è stato di circa 450.000 euro. Una decina territoriale di prossimità è ovvio che ecco, il secondo step sono quelle delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Noi ci stiamo già portando avanti con i lavori, soprattutto per la casa di comunità di Villarosa e quella di Montorio. Quella di Villarosa dovrebbe essere aperta già a fine estate. Eh, speriamo di poterla inaugurare e iniziare a vederla lavorare in un territorio di confine, perché ecco, riteniamo che sia importante l'allocazione di una struttura del genere in, un in una posizione strategica per, la, per il territorio Teramano. Ecco.